manifestare sotto la Corte Costituzionale per dichiarare che la sentenza della Corte Costituzionale di dire che il prelievo sulle pensioni d'oro che era stato previsto dal decreto Salva Italia a seguito di una nostra battaglia è incostituzionale è una decisione vergognosa. In periodo di crisi economica chiedere un prelievo di solidarietà e un contributo di solidarietà a chi prende più di 90.000 euro di pensione è sacrosanto ed è ancora più vergognoso che la stessa Corte Costituzionale non abbia invece ritenuto di considerare incostituzionale un'altra norma che era iscritta nello stesso provvedimento e che riguardava invece le pensioni della povera gente, che era quella norma che bloccava le indicizzazioni delle pensioni da 1.400 euro. Guarda un po', quello non è incostituzionale, è invece incostituzionale chiedere un contributo di solidarietà a gente che prende delle pensioni enormi per le quali non ha versato i contributi, che guarda caso sono anche quelli che siedono nella Corte Costituzionale. E non ci è sfuggito che una decisione analoga era stata presa sul tetto degli stipendi ai manager, un altro provvedimento sacrosanto che è stato dichiarato incostituzionale dalla stessa Corte. Allora noi vogliamo ribadire che questa difesa della casta, di se stessa, dei suoi privilegi è una roba ignominiosa e che i primi a violare la Costituzione sono proprio quelli che dovrebbero farla rispettare, perché se è vero come è vero che all'articolo 3 della Costituzione c'è scritto che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, allora quando si chiede un contributo dalle pensioni da 1.400 euro si deve consentire un contributo anche da quelli che prendono pensioni da 90.000 euro, e finché la Corte Costituzionale non sarà quella che farà rispettare le norme che sono iscritte nella nostra Costituzione, l'Italia continuerà a essere schiava dei privilegi. E chiediamo al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che è qui di fronte a noi, di intervenire come garante della Costituzione, come tante altre volte ha fatto notare agli organismi nazionali che alcune cose non andavano. Gli chiediamo di intervenire su questo per chiedere alla Corte Costituzionale di rivedere questa decisione vergognosa. Noi continueremo a manifestare qui e continueremo a portare avanti le nostre battaglie in Parlamento per chiedere non solamente la conferma del contributo di solidarietà, ma l'abolizione delle pensioni d'oro, perché se in Italia c'è gente che prende pensioni da 90.000 euro al mese a fronte di intere generazioni che non avranno mai una pensione decente e lavoreranno tutta la vita per pagare i privilegi di qualcun altro, nessuno può dire che quello è un diritto, è un sopruso figlio di leggi infami che sono state fatte da governi infami nei quali si sono spesi in marchette elettorali anche i soldi delle generazioni a venire, e in uno Stato giusto i soprusi si revocano con delle leggi giuste, e noi vogliamo portare questa legge giusta in Parlamento e vogliamo sapere che cosa ne pensano i partiti della maggioranza e se una volta tanto lo Stato italiano vorrà dichiarare che è giusto e che non vuole semplicemente difendere i privilegi dei soliti noti ma vuole aiutare la povera gente, soprattutto in un periodo di crisi economica come questo. Vergogna! 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 Vergogna!